c'è stata la luna. Fa paura, fa piacere, fa simpatia, fa impressione, fa specie. Pensare quanto sia semplice e complicato il rapporto tra queste due sorelle, l'Italia e la Sardegna. Certo, il discorso si può semplificare. Abbiamo una nazione e abbiamo una regione, ma sappiamo tutti che le cose stanno in maniera più complicata di così. Chiusi, mani rosse, sguardi assorti, qualcuno brucia come sempre e si rigira nel suo sbaglio. Ogni volta in quella solitudine che è la condizione costante, il destino del sarto. Conosco paesi del centro e lande della Barbagia dove la solitudine è tale da diventare angoscia. E ancora oggi il viaggiatore percorre decine e decine di chilometri senza incontrare un uomo, un animale, una casa. Ha portato in mezzo a un altro angelo di sabbia, cercare il modo sempre giusto, come se poi io fossi un altro. E siamo qui ad agitare i passi su quel legno, saltare ancora come se non fosse meglio. Qualche giorno dopo la luna. Lasciate credere all'inevitabile così, sarà sempre innocente, sui fianchi vivono luce e ombre. Chi l'ha visto l'uomo che parlava con un santo, solo adesso che per gli altri è morto, tremore e brividi mentre ti canto. E tu sei lì, che osservi tutto col tuo silenzio, e chi ti segue sa che stai partendo. Qualche giorno dopo la luna. Ci siamo. Grazie. Matteo Sala. Giacomo Cassi. Allora rimaniamo da così, è il primo di Patria d'Avvento questo. Ovviamente poi ci pensano gli amici del consorzio. Vi aspettiamo mercoledì prossimo. Ora credo che tra vino e libri ci sia solo l'imbarazzo della scelta. Quindi buon proseguimento, grazie ancora. E taglio l'aria coi miei dubbi e mi rivedo come se fosse passato.